Amministrazione. No, scherzo. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui molto velocemente. Chiaramente ci tenevo a esserci per ringraziare personalmente Francesco Acquaroli, tutta Fratelli d'Italia. Dai, bravo! Per questa straordinaria vittoria che strappa un'altra roccaforte, perché le roccaforti evidentemente si possono combattere, che strappa un'altra roccaforte al centro-sinistra, che consentono al centro-destra, con la guida fondamentale dei Fratelli d'Italia, di offrire a questa regione una stagione di sviluppo diversa. Sono fiera di come Francesco Acquaroli ha fatto la campagna elettorale, di come tutti noi abbiamo condotto questa campagna elettorale, lo voglio dire ringraziandolo particolarmente, perché obiettivamente, insomma, non sempre gli avversari sono stati gentili con lui. Invece Francesco ha continuato a parlare dei problemi di questa regione, dei problemi dei marchigiani, di quello che si può fare di più. Abbiamo fatto una campagna elettorale parlando del ritardo infrastrutturale, parlando dell'incredibile vergogna di una regione che si trova al centro della nostra nazione, che ciò nonostante è assolutamente isolata, di come si potessero sostenere le migliaia e migliaia di imprese che qui fanno un pezzo significativo del Made in Italy e dell'eccellenza italiana, di come si potesse far crescere un marchio di questa regione capace di essere riconoscibile, capace di portare più turismo, capace di portare più sviluppo. Abbiamo parlato delle famiglie, di come aiutare le famiglie a mettere al mondo dei figli, abbiamo parlato dei problemi concreti di questa regione. Alla fine siamo stati per questo ovviamente ripagati dai cittadini marchigiani che ci hanno dato la loro fiducia. E voglio dire, senza timore di smentita, ma questo lo dirà anche Francesco, immagino, e con quando prenderà la parola, che chiaramente passeremo i prossimi 5 anni, ogni giorno, ogni energia che abbiamo, a dedicarli interamente, lui ovviamente in primo luogo e in prima persona, perché è Francesco Acquaroli il presidente della Regione Marche, non è Giorgia Meloni, non sono leader nazionali. Noi faremo la nostra parte per aiutarlo, ovviamente anche dal Parlamento nazionale, però passeremo i prossimi 5 anni a mantenere le promesse che abbiamo fatto in questa campagna elettorale, perché come voi sapete è una cifra di Fratelli d'Italia, del centrodestra. Queste elezioni definiscono questo, del resto, un dato che emerge è che i due governatori uscenti del centrodestra vengono riconfermati senza neanche che ci sia, diciamo, la necessità di combattere, mentre i 4 che hanno combattuto o stanno combattendo sono i 4 governatori uscenti del centro-sinistra, e quindi sicuramente c'è un dato di buon governo del centrodestra che intendiamo portare anche in questa regione. L'altra cosa che voglio dire è che sono molto contenta dei risultati di Fratelli d'Italia, anche se è un po' presto per fare una valutazione complessiva, che penso a questo punto sarà necessario fare nella giornata di domani, ma se i primi dati che leggiamo non dovessero essere smentiti, potremmo dire con grande orgoglio che Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, con incrementi del proprio consenso anche molto significativi, e questo per noi ovviamente è elemento di grande orgoglio. Abbiamo combattuto per vincere in tutte e 7 le regioni nelle quali si votava, in tutti i territori nei quali eravamo coinvolti. Ovviamente avremmo voluto vincere tutte, non è stato possibile, vedremo quali saranno i dati definitivi, ma voglio dire che sono anche qui fiera del lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo in alcuni casi combattuto a mani nude contro veri e propri carri armati. Quello che abbiamo visto accadere in questa campagna elettorale dai ministri del governo che andavano in giro per le regioni a spiegare ai cittadini che i soldi del recovery fund sarebbero arrivati solo ed esclusivamente se si fosse votato per loro, fino a quello che è accaduto in alcune regioni, penso alla Puglia con i precari stabilizzati a 3 giorni dal voto con tanto di bacio dell'anello al presidente della regione uscente, sono metodi con i quali non potevamo competere, non volevamo competere, siamo fieri di aver fatto anche lì campagna elettorale parlando dei problemi dei cittadini. Poi vedremo i dati definitivi e saremo in grado domani di valutare meglio quello che sta accadendo e di valutare meglio quale sarà il risultato. Sicuramente
mi pare che il governo nazionale non esca rafforzato da questa competizione, è il centrodestra che esce rafforzato da questa competizione, sono 15 oggi le regioni governate dal centrodestra, 5 le regioni governate dal centrosinistra. Questo vale la pena di ribadirlo. Quindi si rafforza ancora il centrodestra, si rafforza il consenso del centrodestra, si rafforza il consenso di Fratelli d'Italia. Governo nazionale, dicevamo, ne esce indebolito, per questo fatto ovviamente perde un'altra, sicuramente un'altra importante regione, e perché mi pare insomma anche i dati elettorali dicano che c'è una difficoltà, in particolare in quello che oggi è il primo movimento rappresentato in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, che in queste elezioni, diciamo così, si è ritrovato a fare la lista civetta del Partito Democratico e quindi diciamo viaggia verso una stagione di sostanziale ininfluenza e si viaggia verso un ritorno a un sano bipolarismo tra due visioni del mondo distinte e contrapposte che di volta in volta si misurano e chiaramente i cittadini scelgono quale vogliono premiare. Penso anche che non vada sottovalutato il risultato del referendum. Voi sapete che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto il sì votando 4 volte la legge, siamo l'unico partito che non ha prestato proprio i senatori per chiedere il referendum, cioè fosse stato per noi la legge sarebbe già stata operativa e non avrebbe avuto bisogno del referendum, altri hanno chiesto il referendum per ragioni delle quali non entro, qualcuno tatticamente riteneva, segnatamente il Movimento 5 Stelle, di celebrare il referendum contestualmente alle elezioni regionali proprio per tentare di distogliere l'attenzione dalla sconfitta delle elezioni regionali e poter vendere come propria vittoria la vittoria del sì, ma su questo voglio essere chiara, nessuno tenti di politicizzare la vittoria del sì come una vittoria del Movimento 5 Stelle, proprio perché quella legge è stata approvata con il consenso fondamentale anche di partiti dell'opposizione come Fratelli d'Italia. Se c'è semmai un dato che va politicizzato è il risultato del no, che fino a 3 mesi fa sarebbe stato nel merito del provvedimento più o meno oscillante intorno al 3-5%, e grazie alla politicizzazione il Movimento 5 Stelle ha tentato di fare questo referendum, si attesta su percentuali ben diverse. Quindi semmai è il crescere dei no che va letto come dato politico e non come l'affermazione del sì, che è un dato sul quale trasversalmente partiti di maggioranza e opposizioni si erano impegnati. Ciò non toglie che oggi abbiamo un Parlamento che non rispecchia né sul piano quantitativo né sul piano qualitativo la attuale situazione che c'è in Italia. Gli italiani hanno votato per tagliare i parlamentari e gli italiani hanno votato anche per dire che non si sentono più rappresentati da buona parte dei partiti che ci sono in Parlamento e comunque non con quei pesi. Credo che questo comporti una riflessione necessaria che porta anche al tema delle riforme, perché io sono assolutamente convinta che in Italia vadano fatte delle riforme molto significative, ma sono altrettanto convinta che non sia questo Parlamento a poterle fare. In una nazione normale domani si tornerebbe al voto e si consentirebbe agli italiani di scegliere anche in base alle proposte dei partiti sulle riforme costituzionali importanti e significative delle quali l'Italia ha bisogno. Se questo dovesse accadere, quando questo accadrà, noi faremo una campagna molto convinta, come abbiamo sempre fatto, per un sistema presidenziale anche in Italia. Mantenere il Parlamento di fatto bloccato con compromessi a ribasso per i prossimi 3 anni nel tentativo di eleggere il Presidente della Repubblica non è quello che noi sogniamo per questa nazione. Sogniamo per questa nazione che siano gli italiani a poter eleggere direttamente il loro Presidente della Repubblica, per non dover essere ostaggio di partiti politici che per eleggere il Presidente della Repubblica stanno lì di palazzo. Un'ultima votazione sulla legge elettorale e chiudo e passo la parola a Francesco Acquaroli. Doverosa, si utilizzerà il risultato del referendum per dire che non si può votare perché c'è bisogno di rivedere i collegi e c'è bisogno di rifare la legge elettorale. Falso. Fratelli d'Italia ha già depositato una proposta di legge che consente, diciamo, diminuendo la quota proporzionale sull'attuale sistema, che io ricordo Fratelli d'Italia non ha votato, che ha voluto quel PD che oggi dice che quella legge fa schifo e punta a modificarla per portarci una legge salva inciuccio, cioè un sistema proporzionale puro. La proposta che noi abbiamo fatto consente di mantenere gli attuali collegi diminuendo la quota proporzionale, si approva in un pomeriggio e ci consegna una legge elettorale che consente la sera stessa del voto di sapere chi ha vinto le elezioni e chi governa l'Italia sulla base dell'indicazione dei cittadini. No ai bluff. Il gioco
di fare finta che dobbiamo fare per forza una legge proporzionale per consentire a partiti che continuano a perdere le elezioni di vincere, di continuare a governare anche se non hanno il consenso degli italiani, è un gioco e un bluff ai quali non staremo. Lo denunceremo ovviamente in tutte le sedi possibili e immaginabili. Grazie a voi, grazie all'impegno di tutti i partiti della coalizione, grazie ai colleghi di Forza Italia, ai colleghi della Lega, grazie al centrodestra, grazie a tutti i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti, e anche grazie alla stampa che ci ha sopportato anche in questi mesi. Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Allora, io il primo grande ringraziamento lo faccio a te, Giorgia, perché tu hai sempre creduto in me, in noi, ti sei sempre spesa dal lontano, praticamente 2010, quando sono stato eletto in consiglio regionale, poi alle amministrative, poi alle politiche, fino a spenderti in maniera molto importante anche su questa campagna elettorale. Quindi grazie per la scelta e per questa grande opportunità che ci hai dato. Grazie a tutti. Grazie anche a tutti gli alleati, perché abbiamo fatto una campagna elettorale molto seria nei temi, nei programmi. Abbiamo guardato la nostra regione, una campagna elettorale inclusiva, dove abbiamo cercato di aggregare tutto quello che poteva essere una capacità di ascolto, ma anche di risposte rispetto ai temi che sono centrali per la nostra regione. L'infrastruttura, la sanità, la ricostruzione, il lavoro, il dramma della fuga dei giovani dal nostro territorio, tutti temi che ci hanno toccato in maniera particolare, ma che la coalizione, con senso di responsabilità e con veramente grande senso di squadra, è riuscita a interpretare fin dal primo giorno. Quindi un grazie particolare a tutti, un grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano, che sono qui con noi, perché credo che sia stata una vittoria veramente, ed è una vittoria veramente della disponibilità e della capacità di dare una nuova opportunità a questa regione, una regione che si era piegata su se stessa, che non riusciva e non riesce più ad esprimere quello che rappresentava, dalla operosità dei suoi territori, alla imprenditorialità, alla capacità anche di attrarre qua sul nostro territorio tanti turisti e tante risorse. Abbiamo perso la capacità di credere in noi stessi. Credo che la prima grande cosa da rifare è dare proprio questo senso di crederci a noi marchigiani, che l'avevamo perso, e questo credo che sia la prima grande cosa su cui noi ci dobbiamo concentrare fin da domani mattina. E da domani mattina inizieremo tutti insieme a lavorare per ricostruire una visione comune, condivisa, inclusiva, per ricostruire un progetto che possa dare spazio a tutti e possa dare ai marchigiani e alla loro grande storia, alla loro tradizione di popolo operoso, le risposte che da anni attendono. Sappiamo che è una sfida molto impegnativa e difficile, ma ci impegneremo giorno e notte affinché questo possa avvenire. Lo faremo mettendoci a servizio di tutti, lo faremo dialogando con tutti quelli che ritengono di avere delle proposte interessanti e importanti, lo faremo cercando di quotidianamente mettercela tutta. E poi un ringraziamento, io mi sento anche di farlo, a tutti i giovani che si sono spesi e a tutti i candidati che si sono spesi, tantissimi. Non so come andranno, perché è uno scrutinio in corso, però ecco, credo che questo sia doveroso, perché veramente io ho una grande squadra che è riuscita a dare proprio il senso vero della politica migliore, quella della politica a servizio di un territorio e non dei territori a servizio dei partiti e della politica, che è la prima grande discontinuità che noi vogliamo segnare, perché riteniamo che la politica debba essere lo strumento per far realizzare i territori, non lo strumento per farli invece piegare ai propri desiderata. Per quanto concerne, c'è tanta emozione, c'è tanta stanchezza, perché sono stati mesi veramente duri. Sono convinto che da domani mattina sapremo fare subito squadra e sapremo subito metterci al lavoro per dare le risposte che i nostri cittadini marchigiani attendono. Siccome so anche un'altra cosa,
So anche che la nostra è una regione, a questa volta il centrodestra innanzitutto c'è stato rispetto a 5 anni fa una grande adesione al voto, è cresciuto molto il voto in termini di partecipazione. Questo è un primo elemento positivo perché significa che abbiamo risvegliato anche la volontà dei cittadini di partecipare. Dall'altra parte io so che hanno votato per il centrodestra, hanno votato per la nostra coalizione tante persone che non avevano mai votato il centrodestra. Questo è un elemento che ci inorgoglisce in maniera ancora superiore e ci responsabilizza verso coloro che ci danno questa opportunità. Cercheremo veramente di mettercela tutta per non tradire la loro fiducia e per tradurre la loro fiducia in capacità di dare le risposte che loro cercano e soprattutto di tornare a credere nelle istituzioni e nella politica come strumento di affermazione dei popoli e dei territori. Bravo! Ci sono domande? Diciò il telefono sotto sedia, non sono riuscito a vederla, sinceramente. L'ho dovuto staccare perché non riuscivo proprio. Quindi... L'agenzia di sì, ha fatto una nota e ha messo la sconfitta e naturalmente ha fatto i complimenti. Io lo ringrazio, sicuramente noi nelle istituzioni troveremo il dialogo perché per superare i problemi della nostra regione noi ci apriremo, ho detto prima, al contributo di tutti, maggioranza e opposizione, perché secondo me questo è un territorio che va ricostruito nel tessuto più profondo, proprio partendo dalla politica e dall'esempio che la politica può dare. Guardi, penso che sia un po' prematuro, ho detto più volte che vedremo, secondo noi è meglio, è opportuno, secondo me è opportuno che ci siano persone legate ai territori, persone che sappiano essere tramite anche per i territori e espressione dei territori, però dopo chiaramente vedremo quello che sarà la decisione complessiva in base a tutte quelle valutazioni che potremo fare però domani quando ci sarà maggiore chiarezza sui risultati e su come sono stati. Quello che sarà il quadro definitivo e complessivo. Presidente Meloni, sia il referendum consiglia di fatto non un Parlamento, serve un motivo per sciogliere le Camere? Ma guardi, ho già risposto, penso che una riflessione sia necessaria, perché il referendum consegna diciamo un nuovo Parlamento nei numeri, i cittadini hanno detto che a grande maggioranza che vogliono un Parlamento ridimensionato. E le elezioni regionali, casomai ce ne fosse bisogno, ma lo sapevamo già, ci consegna un Parlamento diciamo molto modificato in rapporto a quello che è il consenso reale dei cittadini. Ripeto, basti pensare che oggi la principale forza presente in Parlamento, con oltre il 32% dei parlamentari, è il Movimento 5 Stelle. Se lei guarda i dati del Movimento 5 Stelle, in questa competizione mi sembrano ben distanti da quel dato. In più abbiamo un governo che io ricordo sempre, perché non credo a questa favoletta della Repubblica parlamentare che vorrebbe che la Repubblica parlamentare significa che io prendo i voti dai cittadini e poi per 5 anni con quei voti posso fare quello che voglio e magari l'esatto contrario delle ragioni per le quali ho chiesto quel consenso. Noi abbiamo un governo fatto di una presunta maggioranza parlamentare che è stata presa alle urne da partiti che dichiaravano e che chiedevano il voto per combattere l'altro, e quindi sono 3 ragioni che in teoria dicono che c'è una distanza molto importante tra l'attuale realtà del palazzo e l'attuale realtà della nazione, per la quale io ritengo che una valutazione sarebbe assolutamente legittimo farla e spero che si farà nei prossimi giorni. Presidente, ce lo siamo già detti il giorno di chiusura della campagna elettorale, ma io voglio richiedere oggi con il risultato dello scrutinio, quanto è stato importante il valore aggiunto di Francesco Acquaroli in questa vittoria? Guardi, secondo me è stato importantissimo il valore aggiunto di Francesco per le ragioni che dicevo. Io da tempo credo che Francesco possa fare la differenza in questa regione, cioè che ci abbiamo creduto già 5 anni fa. Vale la pena ricordare che Francesco Acquaroli fu candidato alla presidenza della regione 5 anni fa, quando nessuno credeva neanche lontanamente possibile che potesse fare il presidente della regione. Fece già allora una bella campagna elettorale, tra l'altro in condizioni personali molto complesse, perché aveva perso il papà in quel momento. Ciononostante, un ragazzo non si è mai tirato indietro, una persona seria, una persona competente, è una persona disponibile, è capace di dialogare, ha a cuore il bene di questa terra e io credo che possa davvero rappresentare per questo territorio un valore aggiunto,
perché guarda al risultato. Non è una persona che ama la polemica, lei, voi l'avete visto, lo conoscete bene quanto, forse insomma sì, quasi bene quanto me, qualcuno forse anche meglio, però non è una persona che ama la polemica. In questa campagna elettorale non era facile perché gli hanno detto un po' di tutto, insomma, compreso che faceva praticamente il così insomma la comparsa della Meloni piuttosto che invece. Io so che non è così, perché conosco Francesco Acquaroli, so quanto sia competente, so quanto sia stato capace da sindaco, quanto sia stato capace come consigliere regionale, come sia capace come parlamentare, e penso che possa rappresentare un valore aggiunto. Chiaramente le grandi storie non si fanno mai da soli, però Francesco è la persona giusta per prendere per mano gli altri, della maggioranza chiaramente, mettere insieme una squadra che possa essere coesa, che possa essere forte, e anche... quello che lui ha detto poc'anzi, io lo trovo molto significativo, insomma, è anche dialogare con l'opposizione, perché c'è un terreno in cui quando si ama una terra bisogna sapersi anche incontrare, vedere se ci sono delle cose che si sostengono. Io vengo considerata, noi veniamo considerati un partito estremamente rigido nelle proprie scelte, però poi il taglio dei parlamentari l'abbiamo votato, senza chiedere niente in cambio, abbiamo votato perché non condividevamo, come sempre abbiamo fatto, perché l'interesse della nazione viene prima di interesse di parte. Francesco è una perfetta rappresentazione di questo momento, quindi io sono assolutamente fiera che centrodestra e Fratelli d'Italia in questa regione siano rappresentati da lui, e penso che fra 5 anni Francesco verrà anche riconfermato la presidenza. Sono molto più felice per l'affermazione di Fratelli d'Italia. Questi sono due elementi che messi insieme fanno di questa giornata, perché è una giornata molto felice. Chiaramente avrei preferito vincere anche qui in Toscana, dove sapevamo che era più difficile per le ragioni che ci siamo detti. Non rimpiango niente, non rimpiango le scelte che abbiamo fatto sui cammini di presidenti, sulle liste, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, abbiamo parlato anche lì dei problemi dei cittadini, abbiamo chiesto che tornasse la competenza, perché io credo, lo dico per Francesco, ma lo posso dire di Raffaele Filippo, piuttosto che degli altri candidati, che in un tempo nel quale hanno tentato di dirci che i comici potevano fare politica e che i passati potevano fare politica, non mi pare che sia andata bene. E quindi abbiamo preferito che a rappresentarci ci fossero persone che sapevano di cosa stessero parlando, che si erano già misurati per implementare la cosa pubblica, eravamo certi, perché per me questo è importante, non solo vincere le elezioni, ma saper governare quando si vince. Perché io non voglio fare brutte figure. Abbiamo mosso le nostre scelte chiaramente con questa idea di intesa, ovviamente insomma la democrazia è sovrana, e io a differenza della sinistra quello che dicono i cittadini lo rispetto e lo difendo sempre. Vedremo quali saranno i dati definitivi, per cui è un po' presto per me per dare un giudizio definitivo su quello che è accaduto nelle altre regioni. Voglio vedere anche insomma quali sono le percentuali di chiusura, quali sono i risultati dei partiti politici, però mi pare insomma che Fratelli d'Italia abbia oggettivamente fatto la sua parte, che abbia rappresentato un bel valore aggiunto, e voglio ringraziare tutti i candidati che hanno corso per il centrodestra in questa competizione, e chiaramente fare i miei grandi auguri di buon lavoro a Giovanni Torri e a Cazzaglia, perché hanno dimostrato con i loro risultati di aver ottimamente governato in questi anni, porteremo quel buon governo anche in questa regione, ma ringrazio anche ovviamente Raffaele Fitto, Stefano Gattolo, Susanna Ciccardi, per questa campagna elettorale bella, nella quale gli altri stavano lì con il sistema di potere, la clientela, le promesse, le minacce, di come si possono affrontare i problemi della gente. Quindi sono contenta di come abbiamo condotto questa campagna, e sono contenta che siamo vittoriosi, perché è una regione molto importante. Oggi ha una guida di centrodestra che invece si pensava che fosse una roccaforte della sinistra. Quindi, grazie a tutti e una buona giornata. Grazie, buon lavoro. Se volete facciamo un bel fatto. Non male, dal comitato di Francesco Acquaroli in diretta. Sono qua pure con Frisco, un po' di colleghi a festeggiare Francesco, che è pure caramano. A dopo, buon lavoro a tutti.